Allora, buonasera. Approfitto che in aula si sta svolgendo la discussione generale su una mozione relativa agli atteggiamenti di odio razziale, quindi in aula si sta svolgendo questa discussione per darvi un breve aggiornamento sul fatto che sto proponendo degli emendamenti per quanto riguarda il decreto cosiddetto clima, che sono in tema di mobilità e ovviamente mobilità sostenibile. Allora parto con diciamo, gli emendamenti più importanti che sto cercando di portare avanti. Il primo è sulla semplificazione burocratica per quanto riguarda la realizzazione di colonnine su aree pubbliche o ad accesso pubblico. Quindi, in buona sostanza, il fatto che nelle città i vari operatori vorrebbero installare delle colonnine di ricarica per chiaramente offrire il servizio di ricarica elettrica a pagamento naturalmente, e per fare questo, per poter installare queste colonnine di ricarica, devono naturalmente andare in comune e chiedere il relativo permesso, cosa che non è molto semplice a livello burocratico. Ci sono una serie di passaggi abbastanza impegnativi e diciamo anche diversificati comune per comune. Quindi la proposta che io introdurrò in forma di emendamento al decreto clima è di semplificazione della normativa per quanto riguarda appunto la realizzazione di queste colonnine, l'installazione di queste colonnine in ambito comunale, in ambito appunto pubblico o aree ad accesso pubblico. La seconda è relativa al famoso bonus malus. Il bonus malus per le auto elettriche, che credo tutti quanti conosciate, è stato introdotto l'anno scorso, i famosi 6.000 euro se veniva rottamata un'automobile o 3.000 euro se non veniva rottamata un'automobile vecchia. Ecco, questo bonus è andato, sta andando, perché è ancora in corso, sta andando alle autovetture di categoria M1, che sono in buona sostanza le autovetture, diciamo così, classiche che noi vediamo girare nelle nostre strade, la maggior parte delle autovetture appunto per trasporto di persone. Ora, io ho detto più volte che la media italiana di chilometri percorsi da un'auto, diciamo, di proprietà privata, l'auto di famiglia, l'auto che viene utilizzata per andare al lavoro, per portare i ragazzi a scuola, eccetera, la media di chilometraggio effettuato in un anno sono 12.000 euro, scusate, 12.000 chilometri all'anno, 12.000 km all'anno, e questi sono dati pubblici, sono dati statistici, diciamo, reperibili e verificabili da chiunque. Questi sono 12.000 km all'anno. Ora, a fronte di questo invece abbiamo quelli che sono i veicoli commerciali, i veicoli che vengono utilizzati in maniera professionale, cioè per scopi professionali, che invece di chilometri all'anno non ne fanno 12.000, ne fanno molti, molti di più. Ora, ci sono determinate categorie che lo usano per trasporto persone come taxi e similari, e poi invece c'è tutta la categoria dei veicoli commerciali, cioè volgarmente i furgoni che trasportano molto più spesso merci, qualche volta anche persone, ma molto spesso merci, o che vengono utilizzate dai vari professionisti idraulici, elettricisti, per andare nei vari cantieri e realizzare i loro lavori. Ecco, questi sono veicoli invece di categoria N1, i famosi furgoni fino a 3 tonnellate e mezzo di portata. Io proporrò di estendere questo bonus anche per l'acquisto di veicoli N1. Mi rendo conto che naturalmente sarebbe uno sforzo molto, molto elevato, però il mio sottostante, il mio ragionamento che pongo alla base è questo. È più efficiente utilizzare i soldi pubblici per agevolare l'acquisto di automobili che fanno 12.000 km all'anno di media, o utilizzare soldi pubblici per agevolare l'acquisto di mezzi che fanno molti, molti, molti più chilometri, perché sono utilizzati appunto durante tutta la giornata e non solo, diciamo così, il pendolarismo casa-lavoro, casa-scuola, casa-spesa, ma appunto utilizzati in modalità professionale, e quindi chilometri ne fanno decisamente di più. Questo
Quindi proverò a proporre questo emendamento. Infine, sempre sul bonus malus, questo bonus è già attivo anche per quelli che tecnicamente si chiamano, anzi sono omologati come quadricicli. Ma in buona sostanza sono delle vere e proprie macchinette, anzi sono delle vere e proprie automobili elettriche. Io più volte ve ne ho mostrate, vi ho mostrato delle fotografie, vi ho dato questi esempi di questi veicoli che a vederli esteriormente sono delle vere e proprie automobili utilitarie, naturalmente piccole, ma sembrano delle proprie vere e proprie utilitarie, hanno le dimensioni di una Yaris, tanto per fare il nome di un veicolo che tutti quanti conoscete. Ecco, questi in realtà ve ne sono parecchi che sono omologati come quadricicli. Hanno il bonus, ma solo in caso di rottamazione di un veicolo precedente. Gli manca il mezzo bonus in caso non ci sia la rottamazione. Rifaccio un passo indietro. Se voi acquistate un'auto elettrica di categoria M e non rottamate nulla, prendete mezzo bonus, cioè 3.000 euro rispetto ai 6.000 che è il bonus pieno per acquistare un'auto elettrica. Se prendete un quadriciclo elettrico, che ribadisco però esteriormente e funzionalmente sono delle vere e proprie vetture a 4-5 posti e su cui fra l'altro la produzione italiana si sta molto intensificando, ci sono diversi piccole i produttori che stanno producendo questi veicoli, avete il bonus di 3.000 euro solo ed esclusivamente se rottamate un veicolo precedente. Non c'è il mezzo bonus, quindi in questo caso i 1.500 euro, se uno non rottama nulla. E quindi c'è questa secca discrepanza tra un'agevolazione per l'acquisto di un veicolo M1 e invece l'agevolazione per un veicolo sempre elettrico, quindi M1 elettrico, e un veicolo di categoria L, che è classificato appunto come quadriciclo sempre elettrico. Quindi io cercherò di propongo questo emendamento per pareggiare, non come quantità assoluta del beneficio, perché il quadriciclo costa obiettivamente di meno, ha un prezzo di listino decisamente più basso, è un veicolo più semplice. Però ribadisco con tutte le dignità possibili di essere un vero e proprio, una vera e propria piccola automobile elettrica. Anzi, alcuni modelli che vi ho mostrato sono più grandi della famosa Smart, tutti conoscete l'automobile Smart, anche quella c'è la versione elettrica, ecco, e quella è classificata come autoveicolo M1, quindi autoveicolo diciamo classico, quello che vediamo girare come una Fiat Punto, come una Volkswagen Golf, quelli sono veicoli M1, mentre la categoria L è quella dei quadricicli, uno potrebbe immaginare qualcosa di estremamente modesto, invece ci sono dei quadricicli elettrici che, ribadisco, hanno le dimensioni di una Yaris e funzionalmente sono assolutamente come un veicolo di quella categoria col motore a scoppio. Questi sono i tre principali emendamenti in tema di mobilità, o meglio, principali, sono estremamente, diciamo, capibili, penso che siano anche abbastanza condivisibili da molti di voi. Ne proporrò altri due che invece riguardano piste ciclabili e cicloparcheggi. Io le ritengo ugualmente importanti, perché se vogliamo snellire, decongestionare il traffico urbano, non faremo nulla cambiando l'auto a scoppio con l'auto elettrica. Se noi da 1 milione di auto a scoppio a Roma passiamo a 1 milione di auto elettriche a Roma, 1 milione sono e 1 milione rimangono, quindi gli ingorghi saranno gli stessi, saranno più silenziosi, saranno con meno. Anzi, saranno senza fumi di scarico dei tubi di scappamento, però sempre ingorghi rimarranno. Invece, passando su quella che è oltre alla mobilità elettrica, oltre naturalmente al trasporto pubblico che rimane il fulcro, c'è anche tutta la parte di mobilità leggera, quindi bici elettriche o non elettriche, e che ovviamente per essere utilizzate hanno bisogno di
piste ciclabili e cicloparcheggi. Delle banalità, ma finché non ce ne sono quantitativamente e qualitativamente in numero sufficiente, non consentono l'utilizzo pratico di questi mezzi. Quindi cos'è che chiederò come emendamento? Dei finanziamenti per la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi coperti nelle stazioni ferroviarie, stazioni autobus e anche in questo caso ho possibilità di finanziamento per cicloparcheggi sulle vicinanze delle scuole, quindi vicino alle scuole avere un cicloparcheggio, in maniera che una certa fetta della popolazione studentesca possa andare a scuola in bicicletta, parcheggiare la bicicletta vicino a scuola, entro 300 metri, nell'emendamento metto nel raggio di 300 metri dalle scuole infanzia, primaria, secondaria e di primo e secondo grado, in maniera da tornare a utilizzare la bicicletta, ovviamente per tutti quelli che lo desiderano, per andare a scuola. Quindi questi sono emendamenti che presenterò, e cercherò di ottenere la loro approvazione. Ho diverse altre cose da dirvi sul tema della mobilità. Chi mi segue sa che sono circa 3 anni che vi porto tutta una serie di notizie normative e tecniche. Vi do solo 3 notizie veloci, poi farò un altro video con un attimo più di calma. La prima notizia è che il Ministero della Pubblica Amministrazione ha stabilito che dal 2020 le pubbliche amministrazioni dovranno acquistare o noleggiare almeno il 50% di nuovi veicoli elettrici o ibridi. Io spero soprattutto elettrici. Quindi un'indicazione chiara e precisa per la pubblica amministrazione che per le sue esigenze di spostamento, di servizio, acquisti almeno o noleggi almeno il 50% dei propri veicoli elettrici o ibridi. L'altra cosa, questa è un po' più diciamo così tecnica sfiziosa, ma è centrale, le batterie. Sulle batterie proseguono le ricerche di quasi tutti i grandi operatori mondiali, Toshiba, tutti i grandi nomi hanno ricerche in questo corso, tra cui anche Tesla. Scusate, sto guardando l'aula. L'aula è terminata, perfetto, quindi nessun problema, come era programmato. Tesla ha annunciato di aver fatto un passo in avanti per una nuova batteria, sempre basata sul litio, però il secondo componente è la CO2, cioè la famosa anidride carbonica, il famoso biossido di carbonio che provoca l'effetto serra, che provoca il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici. In questo caso quindi la batteria farebbe da spugna, nel senso che incorpora della CO2, cioè la CO2 diventa materiale con cui si costruisce la batteria e poi rimane all'interno. Quindi è una batteria che sarebbe a impatto zero sull'ambiente, perché usandola le emissioni prodotte durante la sua produzione vengono compensate dal fatto che la batteria incorpora CO2 al proprio interno. Ma non solo questo, quindi una batteria amica dell'ambiente, amica, diciamo nemica dei cambiamenti climatici perché utilizza la CO2 come materiale di costruzione, e una batteria 7 volte più densa, meglio, con una densità energetica 7 volte superiore, il che vuol dire che a parità di volume, quella batteria consente, per esempio, all'auto elettrica di fare 7 volte più chilometri. A parità di volume, di grandezza della batteria, quella batteria consente di fare 7 volte più chilometri. E quindi capite che il passo è notevole. Questa è la parte buona della notizia. La parte meno buona è che è ancora un prototipo, siamo ancora distanti dalla commercializzazione. Però stanno lavorando e hanno già fatto notevoli progressi perché dai primi prototipi che duravano molto poco, adesso sono arrivati ad avere dei prototipi che reggono 500 cicli di carica-scarica. 500 cicli di carica-scarica, quindi
è già un buon risultato, insomma, qualcosa di assolutamente che potrebbe essere già commercializzato, ma rimane in questo momento ancora a livello prototipale, quindi dovremo aspettare ancora un po'. E, come ho detto, moltissime altre aziende ci stanno lavorando. Spero fra 2 mesi di potervi dare una buona notizia per quanto riguarda un'azienda italiana. Anche lei in questo momento è in fase di ricerca e ancora quindi in fase prototipale. Ve ne ho già parlato, non sto a ripetermi adesso, aspetto fra 2 mesi di avere un aggiornamento se sono riusciti a fare un determinato step anche loro in termini di densità energetica. Niente, ci sono molte altre notizie sulla mobilità, ma adesso abbiamo una riunione interna a cui devo ovviamente partecipare anch'io. E quindi vi rimando alla prima occasione utile in cui avrò qualche minuto per darvi diverse altre notizie sul mondo della mobilità. Anche in questo caso sto aspettando un'ulteriore informazione, in questo caso da parte di Ispra che sta conducendo dei test, e quindi Ispra, essendo un ente pubblico, sta conducendo delle analisi sull'inquinamento dei motori a metano, quindi sui motori che vanno a metano, sta conducendo dei test pubblici, quindi pubblici, di un istituto dedicato a fare la protezione ambientale, e quindi sto aspettando che mi diano i risultati, diciamo così, ufficiali per sapere finalmente quanto inquinano i motori che utilizzano il metano come combustibile, perché continuano ad esserci notizie piuttosto discordanti tra determinate ricerche scientifiche che dicono inquinano poco e altre che invece dicono inquinano parecchio anche loro. Quindi detto questo, vi ringrazio, vado alla riunione e alla prossima occasione. Buona serata.